Milanista, ci si aspettava una partita scoppiettante, lo è stata, e soddisfatto di questo pareggio. Ma lo devi accettare, è inutile. Se avessi perso non potevo dire che ero amareggiato, ero deluso. La realtà è questa. Il campo ha detto che è stato 2-2. Dicevo ora ai tuoi colleghi che c'è la regola, questa cabala che dice se che Arezzo è Carrarese. Io da quando sono sulla panchina Carrarese, 3 volte incontro l'Arezzo, 2 volte ho preso gol al 91esimo, perché l'anno scorso pareggiaste qua al 91esimo, a Carrara avete vinto al 91esimo, questa volta abbiamo pareggiato al 91esimo, quindi ci potete stare, perché abbiamo ancora un bonus noi, quindi. Com'è stata questa partita anche dal punto di vista tattico, mister? Adesso sembrava averla in pugno dopo il gol di Basit, poi invece il pareggio ha cambiato le cose e poi la ripresa è stata diversa dal primo tempo. Ma l'Arezzo, quando ha preso il gol del pari, è andato in difficoltà. Proprio psicologicamente hanno subito questo contraccolpo e noi abbiamo spinto, però quando abbiamo spinto, una volta abbiamo preso la traversa e una volta con Tavano, difficilmente lui sbaglia quel gol, aveva tutte le opzioni che voleva per tirare in porta. Purtroppo questa volta ha scelto quella che non l'ha premiato. Poi dopo l'Arezzo, quando ha trovato il gol lui, si è difeso bene, si è difeso con ordine e noi speravamo, perché siamo una squadra che non si arrende mai, speravamo di riuscire almeno a pareggiarla, e meno male che la cabala questa volta si è ricordata che toccava la Carrarese. Soprattutto, se non sbaglio, nell'ultimo quarto d'ora è l'11° gol segnato dalla Carrarese. Quindi Non lo so, si dimostra che è una squadra che non molla mai. ma la filosofia di una squadra deve essere questa: quando tu giochi devi giocare solamente per non per non perdere, ma devi giocare solo per vincere, perché se tu giochi per vincere crea emozioni. Anche voi stasera avete visto una partita, anche se ora in questo momento potete essere amareggiati che avete preso il 92esimo, ma avete visto una partita in cui vi siete emozionati. Potete dire che siete stati annoiati, che vi veniva voglia di andarvene a casa. Avete visto una partita che non vi avrà soddisfatto sul piano del risultato, perché avete preso gol all'ultimo, ma sul piano delle emozioni, quelle nessuno le può negare. Queste due squadre possono stare in quella posizione a lungo ancora? Ma io penso che l'Arezzo, io parlo per la Carrarese, non è che, ma dico anche per l'Arezzo, credo che un uomo, se non sogna il massimo, cosa lo fa fare una volta? Io faccio allenatore e voglio vincere il campionato. Poi, se qualcuno arriva prima di me, andrò a vedere per chi è stato più bravo. Andrò a vedere come mai io non ho vinto e cercherò di migliorarmi. Però il mio pensiero è di arrivare primo, non è di arrivare secondo. Altrimenti, voglio dire, cosa faccio? È come andare a giocare a bocce, vado a passare il tempo. Io lo faccio perché con questo tipo di pensiero riesco a esorcizzare l'età. Non mi sento uno di 60 anni, ma mi sento uno di 30. Se andassi per non perdere, è come andare a giocare alle bocce. Dici, speriamo che non prendo l'influenza, speriamo che non mi venga il broncopolmonite, speriamo che, hai capito? Speriamo delle cose. No, io invece voglio conquistarmele le cose belle, voglio combattere per ottenere dei risultati importanti. E quindi vedo il calcio in questa ottica. Ho tutto o niente. Dal canto quando ci andate a caccia insieme adesso? No, io dal canto non siamo andati a caccia insieme, Ha detto lui, eh? Allora può darsi, non me lo ricordo. Può darsi, non lo so. Io non, perché sono andato con tante persone in tanti anni, può darsi, ora non mi ritorna. Però dal canto è una persona che io stimo, una persona per bene, una persona che siamo in sintonia su questi aspetti come la natura, il fatto di essere cacciatori, non sparatori, cacciatori, che ci piace sentirci persone libere. Andare ad ascoltare l'anima della montagna, l'anima dei miei cani. Io vivo la caccia in questo senso, quindi credo che anche lui abbia queste sensazioni. Bocca al lupo. Grazie a tutti Grazie voi. mille. Grazie.